Saluta, saluta. Venuto a come dire. Saluta. Qual miracolo? Saluta, siamo online. Cari amici, vicini e lontani, leggeremo questa opera fondamentale che ci insegna cosa significa lottare realmente per la libertà. Ecco qui, Mazzini, triunviro della Repubblica Romana, la grande Repubblica che ha radunato volontari da tutta Italia. Non solo. La legione garibaldina veniva dal Sud America. Meglio, giustamente hai detto tu, il collegamento anche col Sud America. Con l'Uruguay. E con tutti in Sud America. Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay. Lo sai che in Uruguay e Paraguay sono tantissimi italiani? È pieno di una maggioranza della popolazione proprio. E certo. Moltissimi emigrati nell'Ottocento, salita da 5 generazioni. Fine Ottocento. Sì. Moltissimi ravennati. Allora, questo è un libello o labello. Lubello. Lubello. In siciliano, Lubello. Lubello. A data oggi, 17 maggio, in cui faccio queste osservazioni. Intanto è una richiesta di accesso agli atti. Ho constatato in queste ultime settimane che il comune di Formello sta provvedendo all'installazione di lampioni di ultima generazione contenenti all'interno delle plafoniere ripetitori 5G di frequenze elettromagnetiche probabilmente fuori tolleranza. Fuori tolleranza e sicuramente nocivi per la salute umana. Per di più installate sul sedime stradale. Questo in totale dispregio delle norme. A tutela della salute pubblica e sicurezza, il sindaco deve procedere alla verifica della regolarità delle opere attualmente in esecuzione lungo le strade. Per quanto riguarda la sicurezza dei distacchi della strada dai fondi confinanti, il posizionamento dei basamenti dei lampioni sul sedime della strada e non ultimo il controllo delle onde elettromagnetiche come solitamente operano oltre la soglia ammessa, in particolare su via delle Rubbie, via di Baccanello, via del Monte del Lavatore e contigue. Per questi motivi, 1. Chiedo, a seguito delle norme FOIA, decreto legislativo numero 97 del 25 maggio 2016 e successive, l'accesso ed estrazione di copia in carta semplice del 1. Verbale di collaudo e consegna delle strade subnominate qualora esista. Ma noi andiamo a denunciarlo ai carabinieri questo. Vengo anch'io. Certo, ma questo è solo un accesso agli atti per il momento. Sì, vediamo come si comporta. In cui io chiedo 1. Verbale di collaudo e consegna delle strade subnominate qualora esista, o la dichiarazione ufficiale di inesistenza del collaudo, o della mai avvenuta agibilità delle strade, come è ovvio che sia, perché sennò un ingegnere con un briciolo di competenze non avrebbe mai concesso l'agibilità sulle strade di cui stiamo parlando adesso. Bah, dichiarazione, ormai non credo più a niente. Dichiarazione di certificazione di regolarità entro i parametri della irradiazione elettromagnetica dei lampioni attualmente in fase di installazione. Quindi chiedo queste due cose. Quindi il riconoscimento, e ci deve spiegare poi come ha fatto a fare il riconoscimento dell'agibilità chiunque l'abbia fatto, oppure la non agibilità e quindi poi la messa sotto sequestro delle strade di Formello. Esattamente. E poi la dichiarazione di certificazione di regolarità dei lampioni che sono ormai, come sappiamo bene, fuori norma. Io ho telefonato poco fa alla nostra cara amica del CNR, Fedora, come si chiama di cognome? Vabbè, lo stesso. Fedora. Che si è messa a disposizione, mi ha detto appena sono installati vengo io col tester e facciamo tutte le analisi che vuoi. Questo per dire che stiamo aspettando il compimento dell'installazione per poi fargli sbragare tutti. Bah, non ci credo più, perché ormai questi hanno mano libera per fare quello che vogliono. Ma se assumono responsabilità quando aumentano le malattie del sangue, come fai a dimostrarla?
qua non c'è mai stata un'epidemia di malattie di sangue. Come lo so. Le malattie del sangue, come si chiama? Vabbè, non saprei, sono tante. No, la malattia del sangue, il cancro del sangue, non viene la parola, vabbè. Non ti viene la parola, certo, non mi viene nemmeno. Vabbè, e quando c'è un abnorme verificarsi di situazioni di questo genere, di una malattia del sangue, è chiaro che c'è un inquinamento di magnetico, elettromagnetico. Ma come ben sappiamo, noi stiamo provenendo da una falsa epidemia durante la quale, e anche oggi, a fronte della documentazione oggi degli effetti secondari dei vaccini, che già un'azienda l'ha ritirato dal commercio giustificandosi col dire che produce tanti effetti secondari. Allora, attenzione. Mai, e di per di più, mai come quelle delle altre due compagnie, che sono ancora più gravi, molto più pesanti come effetti collaterali dannosi. Allora, faccio presente, perché l'umanità e quelli che ci stanno ascoltando non sono tenuti a sapere queste cose. Aspetta un attimo. Mi sa che non l'ho acceso. No, è acceso. Sì, sì, è acceso. Vai. Va bene. Ripeto, moltissimi di noi che stanno trattando l'argomento della falsa epidemia, vai, dimostrano nelle loro argomentazioni di non conoscere la legislazione farmaceutica, che è estremamente limitante e cogente. No, ma soprattutto la legge istitutrice, la legge 813 istitutrice della ASL, già a partire da lì non c'è nessun... 833 del 78, in cui noi, esatto, io ed altri siamo stati promotori di due articoli, l'articolo 29 e 31. Disconosciuti totalmente in questa fase che obbliga l'azienda a una corretta informazione. Comunque, a parte quello, tenete presente che ci sembrano delle incongruenze, ma non lo sono. Per avere la registrazione di un farmaco, per essere immesso nel commercio, occorre sempre dimostrare la sua innocuità. Che è la base primaria dell'intervento farmaceutico. Esattamente. Medico. E la premessa è questa: se non è innocuo. Primum non. Nocere. Nocere o nocere. Nocere. Se il prodotto non è innocuo ed è dimostrato che sia attivo, non si può ritirare dal commercio. Queste sono disposizioni di legge assolutamente razionali. È inderogabile, oltretutto. Capito? Per cui io lo conosco molto bene, perché in quell'ambiente ci ho lavorato con aria, con una mentalità critica tutta la mia vita. Alcune aziende, per poter ritirare certi prodotti dal mercato, uno di questi era l'enteroviformio. L'enteroviformio è un prodotto che ha salvato la vita a milioni di persone. Era per il mal di pancia? No, era per le infezioni intestinali. Non è mal di pancia. Una volta se non si sapeva che il mal di pancia era collegato con le infezioni intestinali. Era un potente antibatterico. Infezioni batteriche? Sì. Era un potente antibatterico, causa del 90% delle morti infantili. A base di zolfo? No, si chiamava idrossichinolina. Vabbè, era un idrossido. No, era una chinolina. Sì, idrossido. Idrossiclorochinolina. C'era il cloro, ecco, non lo zolfo, ma il cloro. Questo prodotto, che era disinfettante o il cloro o lo zolfo, e tra l'altro ripristinava la flora intestinale positiva, favorevole, perché aveva un'attività prevalentemente di uccisione della flora patologica. Per poterlo ritirare dal mercato, perché non era più redditizio, ripeto, è un prodotto che durante il secondo conflitto mondiale ha salvato la vita
a milioni di persone e i nostri militari in Africa ne avevano una poca disponibilità. Cioè, tutta una serie di tutti di dissenteria in Africa. Esatto. Quindi l'eroismo di questi uomini che tra una cagata e l'altra si facevano ammazzare i combattenti, nessuno l'ha sottolineato. Io lo so bene che la ditta che lo produceva ne vendeva moltissimo, ma non era sufficiente per le esigenze di guerra e soprattutto per le esigenze di guerra in Africa. Sto dicendo queste cose perché nei paesi... I miei zii, per bere, pisciavano e si ribevevano la piscia. Per mangiare si mangiavano la cintura e le suole delle scarpe. Esattamente. Ma sul serio, non per scherzo. Questi, quando lo dici, quando lo dico, mi prendono per il culo. Sì, esattamente. È vero, è gente che si mangiava dalla fame le suole delle scarpe. E continuavano a combattere lo stesso. Allora, detto questo, che è bene sempre a sapersi, per poter togliere dal mercato l'enteroviformio si sono inventati che provocava la cecità. Ma allora, assolutamente non vero. Ma vi faccio questo esempio. Si facevano le seghe, sì. Come quando ti facevi le seghe. Sì, diventi cieco. Sì, sì. Ai ragazzi dicevano che l'onanismo provocava la cecità. Vabbè, puoi chiudere e ripartiamo con un'altra cosa importante.